Buongiorno. Dialoghiamo oggi di Hegel trattando di una delle sue tematiche forse più famose che ha suscitato una grande attenzione, forse anche una certa influenza, probabilmente al di là delle intenzioni di Hegel. Penso ai regimi tra le due guerre mondiali e a tutte le riflessioni che è stato fatto su quello che è stato chiamato lo stato etico di Hegel. E infatti oggi parliamo di Stato, dello Stato hegeliano. Lo Stato è quell'istituzione storico-politico, quell'istituzione oggettiva e concreta che anticipata dalla corporazione. La corporazione avevano, nella società civile, avevano cercato di ricongiungere il singolo alla totalità, il singolo al gruppo. Ecco, lo Stato realizza oggettivamente, praticamente, storicamente e compiutamente questo tipo di connessione, nella prospettiva più autentica e più vera della libertà, più oggettiva, più concreta, più, per certi versi più autentica per Hegel. Anzi, Hegel ha detto che lo Stato è l'apparizione, la comparsa di Dio nella storia e ha questa capacità, come dire, di costruire, di dare un'unità che solo lo Stato, un'unità, un'identità che solo lo Stato può fare. È perché lo Stato, che realizza compiutamente la libertà, va oltrepassa tutte le organizzazioni individuali, che in fondo abbiamo visto finora anche in Hegel, no? Abbiamo visto, no? La famiglia, la società civile, oltrepassa tutte le organizzazioni individuali. E perché è una volontà, è la volontà complessiva e consapevole dello spirito che si realizza e si incarna in un certo popolo, il quale si manifesta organizzando un certo tipo di Stato. È la volontà razionale, autoconsapevole, che più alta, più, che si possa realizzare nel modo più alto nella storia e nella politica. Lo Stato, diciamo subito che questo tipo di Stato, che realizza compiutamente la libertà, non si fonda sul giusnaturalismo, cioè su dei diritti naturali, o sul contrattualismo, sull'idea che singoli individui si stipulino dei contratti, magari sulla base di un loro interesse individuale. Perché lo Stato ha una priorità cronologica e, per così dire, morale rispetto al singolo individuo. Sì, perché ho i singoli individui. Sì, perché lo Stato innanzitutto viene prima. Priorità cronologica innanzitutto viene prima, perché quando ci sono gli individui c'è già lo Stato, sono gli individui che si inseriscono nello Stato. E poi anche una priorità, per così dire, culturale, perché è lo Stato che dà il valore e che dà l'identità ai singoli, non il contrario. È lo Stato che garantisce i diritti del singolo, non il contrario. Infatti lo Stato non si fonda sugli individui, ma al contrario, senza Stato non ci sono gli individui. Non sono gli individui, non è la somma degli interessi individuali che fa lo Stato, ma al contrario, è lo Stato che garantisce il fatto che ciascuno abbia, come dire, abbia una propria posizione, una propria collocazione, che sia un individuo, che sia, per così dire, che appartenga a un certo tipo di Stato. È esattamente il contrario, per così dire, di quello che ci diceva nella tradizione liberale. Penso certamente a Locke, secondo trattato sul governo, che lo Stato ha il compito di garantire i diritti formali e naturali delle singole persone, la vita, la libertà, la sicurezza, la proprietà, ed è quindi questo è l'obiettivo, il motivo per cui lo Stato deve essere, nel modello liberale, uno Stato leggero, uno Stato che non interviene meno possibile in tanti settori, in tanti campi. È uno Stato che crea le condizioni, per così dire, di vita singola, poi spetterà al singolo qui realizzarsi, perché la prospettiva è quella dell'interesse individuale, no? E quella prospettiva sarebbe cioè quella dell'interesse generale, non dell'interesse individuale. E qui aggiungiamo anche che questo sicuramente, abbiamo detto, non è uno Stato liberale, ma non è neanche uno Stato democratico, perché non si basa, abbiamo detto, sugli diritti individuali, ma non si basa neanche sulla volontà del popolo o su cosa il popolo vuole, no? E perché lo Stato è un'espressione, per così dire, più alta e più organica, avevamo visto prima della famiglia, di quanto era la famiglia, e certamente più ampia e più organica di unità e di interesse complessivo di quello che aveva la famiglia. Certo, è facile pensare alla polis greca e ai riferimenti che ci sono al mondo greco e a quello che
è un po' quello che era stata così, la teoria dello Stato di Platone nella Repubblica, dove appunto aveva parlato di una costruzione di uno Stato che andava oltre l'interesse individuale e che anzi vedeva come elementi negativi proprio l'egoismo individuale, come suo fondamento il bene e l'interesse generale, e la giustizia come il fatto, come il rapporto tra le parti e come ogni parte dovesse stare al suo posto. Ripeto, non pensare a Platone. Da dove viene questo tipo di stato organico, dove non è una semplice somma delle parti, ma è un organismo vivente e dove ciò che conta è il rapporto tra le parti e che ogni parte in qualche modo si connetta all'altra? Da dove viene questo tipo di stato basato sul bene e sull'interesse generale? Ma viene dalla storia di ogni popolo. Si può costruire uno Stato a tavolino, o astrattamente. Ogni popolo, sulla base della propria storia e quindi del percorso che lo spirito era realizzato e di come lo spirito si è incarnato in un certo popolo che poi ha creato un certo Stato, può creare come ha fatto lo spirito, può conseguentemente crearsi un certo tipo di Stato. Naturalmente le cose non avvengono a caso, se avviene un certo tipo di percorso, se c'è un certo tipo di percorso storico, è perché lo spirito ha voluto, perché questo principio unitario ha voluto che avvenisse e si è incarnato in un popolo in un modo e in un altro, in un altro ancora, naturalmente. Non è comunque, abbiamo detto, quindi avviene secondo un progetto storico dello spirito e non si può costruire a tavolino astrattamente come avrebbero fatto nella cultura illuministica, dove magari si definiscono astrattamente le caratteristiche di Stato e lo si porta in qualche altro paese, come è successo anni fa quando si è voluto portare la democrazia in Iraq, non lo so, no? O così astrattamente o a tavolino portare un modello di Stato da un'altra parte senza tenere conto della storia del luogo dove in cui si vuole andare. E dico, certamente, a mio modo di vedere, non è comunque uno stato dispotico, perché è uno stato fondato comunque, che opera comunque su delle leggi per certi versi, su una costituzione, quella che poi è chiamata la costituzione interna. Certo, si fonda su un'idea di stato organica, unitaria, che unisce l'aspetto giuridico e l'aspetto morale. È uno stato etico che unisce l'aspetto morale e l'aspetto giuridico, che non è solo composto dal punto di vista giuridico, ma anche una normativa di tipo morale. Le scelte che si fanno non sono solo in rapporto al regolamento di comportamenti o a una norma, così, a un normale connessione, a una definizione di comportamenti che possono essere accettati, legali o meno, ma anche connessi al fatto che questi comportamenti possono essere buoni o cattivi. Non dimentichiamoci la parte morale che c'è nella dimensione etica o nella dimensione dello stato etico di cui parla Hegel. Le leggi hanno anche un valore morale, non hanno solo un valore, per così dire, giuridico o di legalità o meno dell'atto. La Costituzione su cui si basa la Costituzione, che su cui si basa questo Stato, perché si basa su una Costituzione, ha una sua Costituzione, per così dire, una Costituzione intera, è la Costituzione razionale, è quella più efficace, più adatta, secondo Hegel, quella della monarchia costituzionale moderna. Pensa questo alla monarchia costituzionale moderna, che poi non a caso è il modello dello Stato prussiano, dove è presente questa monarchia costituzionale moderna, che rappresenta bene la Costituzione razionale, secondo Hegel, e che incarna questo modello di Stato, che è il modello di Hegel, è composta e fatta di una serie di poteri, ma non divisi tra di loro, nel senso di Montesquieu, o peggio ancora di una divisione dei poteri, peggio ancora in competizione uno con l'altro, come il modello americano, in competizione uno con l'altro, ma ci sono diversi poteri, distinti poteri, in coerenza, in collaborazione, in una dimensione di organicità e di connessione tra poteri. Quali sono questi poteri? Beh, sono tre. Il potere legislativo, che è quello il quale determina le leggi, è quello il quale determina l'universale. Certo, direi che ancora qui non è forse il potere più importante, se volessimo fare un po' una graduatoria, perché a mio modo di vedere il potere più importante è il potere esecutivo, il quale assume l'universale, assume i casi singoli sotto l'universale, cioè in un certo senso applica quindi le leggi e applica le leggi ai casi particolari. E qui secondo me è il vero potere, la direzione, con i quali danno la direzione allo Stato, no? Il potere esecutivo, che è parte fondamentale, no? In questa Costituzione interna. Ed
Poi c'è alla fine il potere monarchico, che poi il monarca rappresenta l'unità dello Stato, è la sintesi, no? Tra i due momenti, ma è la sintesi e l'unità di tutte le sue funzioni. Però direi che il monarca non ha altra funzione che dire di sì, qui sicuramente non è un monarca assoluto che sul modello di Luigi XIV, sul modello francese, che rappresenta, che contiene, che esprime magari in sé sia il legislativo sia l'esecutivo, ma è un monarca per certi versi, è un monarca che ha questa funzione di unità, di rappresentazione, di unione delle parti dello Stato. E qui attualmente c'è una differenza, anche un'altra differenza con la tradizione liberale, perché in genere il terzo potere nella tradizione liberale era il potere giudiziario, che invece è un nuovo potere che è il potere monarchico. Certo, la monarchia con cui si chiude, per così dire, la Costituzione interna, non dimentichiamocelo, non è lì per diritto divino, ma è lì come culmine, come inizio, come elemento per certi versi di servizio allo Stato e come elemento che rappresenta l'intero organismo statuale. E questo è il motivo, no? E questo ruolo, no? Il ruolo dello Stato di essere culmine dell'intero dell'organismo statuale. Questo, dicevamo che alla fine la funzione poi del monarca è una funzione di unificazione, di unità e di rappresentare, comunque dopo puoi dire di sì all'interno della Costituzione interna, alle scelte e agli interessi dello Stato. Certo, non sono mancate le critiche a questa visione politica di Hegel, non sono mancate le critiche. Si è parlato di avere esaltato lo Stato, di una idolatria dello Stato, naturalmente chiaramente antiliberale, perché qui il perno non sono i diritti del singolo, no? Si è parlato anche di posizione politica conservatrice, di assolutizzante, come non pensare così a Popper, che ha posto Hegel tra i nemici della società aperta, anche proprio per questa sua teoria dello Stato. Certo che questo modello di Stato etico ha, non volendolo, credo, Hegel, influenzato anche modelli di regimi politici tra le due guerre, non assolutamente non democratici, anche se anche Hegel comunque non ritiene che la democrazia sia ciò su cui fondare questo modello di Stato, ma abbiamo già detto prima, è la storia del popolo e la prospettiva di un interesse generale. Non dimentichiamoci che l'interesse generale può andare anche al di là dell'interesse del singolo, perché magari il singolo, qui lo Stato non si fonda sull'interesse del singolo o dei singoli che possono avere interesse a fare una cosa piuttosto che un'altra, o magari una convenienza a realizzare un certo tipo di loro interesse rispetto ad un altro, magari potrebbe danneggiare l'interesse collettivo, magari potrebbe produrre degli effetti negativi nell'interesse generale. Qui il fondamento è, sempre mi viene in mente Platone, è la collettività, non è il singolo. Esattamente il contrario, la collettività è ciò che è nell'interesse del singolo, non è detto che sia nell'interesse, ciò che è nell'interesse del singolo non è detto che sia nell'interesse della collettività. E quindi è lo Stato tutela dell'interesse, alla tutela e la condizione dell'interesse della collettività, che poi nella prospettiva, in una visione organica, è anche interesse del singolo. No? E comunque non penso che poi la posizione di Hegel comunque non è quella di un conservatore, quello che propone un altro modello, no, di Stato rispetto allo Stato liberale. Ecco. La Costituzione interna non è solo l'unico elemento che spiega questi aspetti e questo ruolo dello Stato e questa dimensione, diciamo, politica, è perché il secondo momento è rappresentato dal diritto statale esterno, cioè gli Stati entrano in un rapporto tra di loro nella storia.
Ciò che le regole che valgono di organicità, di armonia, di unità all'interno dello Stato non valgono nei rapporti tra gli Stati. Nei rapporti tra gli Stati, gli Stati vivono un rapporto di controversia, di scontro. Nel rapporto tra gli Stati è inevitabile e per certi versi è legittimo lo scontro. Lo scontro è inevitabile, è legittimo lo scontro e quindi anche il ricorso alla guerra. La guerra è una condizione naturale nel rapporto tra gli Stati. E infatti è solo la guerra alla fine poi che decide, è solo la guerra che è l'unico sbocco naturale per così, i contrasti che possono sorgere, le contraddizioni, le rivalità che possono sorgere all'interno di certi stati. E in qualche modo la storia ha sempre ragione sull'intenzione, no? Viene in mente, criticando naturalmente un po' ulteriormente, no? Certe prospettive astratte o illuministiche o anche la stessa prospettiva di Kant, la storia ha sempre ragione. E la storia porta inevitabilmente alla guerra, porta alla guerra, porta allo scontro, porta. In mente Eraclito porta al polemos, che il polemos e la guerra è quella che genera, no? E che genera il nascere di una risposta rispetto ad un'altra, perché poi dopo la storia che è guidata dallo spirito si fonda anche sul fatto che la crescita viene attraverso lo scontro. Lo scontro genera la crescita, non è la prima volta che troviamo in filosofia il tema dello scontro come elemento fondamentale per la crescita, per la costruzione, che Pitagora, pari e dispari, oppure lo stesso Eraclito, perché il polemos è padre, la guerra è padre di tutte le cose, no? Ed è solo dallo scontro che si genera la vita e si genera il divenire. D'altra parte, la guerra, queste note anche di Hegel, la guerra fortifica i popoli in qualche modo hanno bisogno in qualche modo di per costruirsi, per fortificarsi, per costruire loro stessi, no? E quindi l'arbitro dello scontro tra gli stati è la storia che inevitabilmente produce degli elementi di scontro, anche la guerra tra i popoli. Come si realizza la storia del mondo? Beh, Hegel non crede che la storia del mondo possa realizzarsi tramite un diritto astratto, cioè come si chiama, ma sovranazionale. E qui è una chiara critica a quella riflessione sulla pace perpetua che aveva fatto Kant. Cioè non è possibile razionalmente, a priori, a tavolino, stabilire così intellettualmente cos'è giusto e tutti lo devono seguire, perché abbiamo già detto prima che la storia ha sempre ragione e lo spirito si incarna nella storia dei vari popoli e i popoli entrano inevitabilmente in contrasto tra di loro, inevitabilmente, quindi perché poi i popoli costruiscono loro stessi e attraverso gli stati, inevitabilmente si costruiscono gli stati, quindi è inevitabile il contrasto tra stati. E quindi non crede all'ipotesi di una pace perpetua come, e tant'è vero che dopo, come aveva detto Kant, tant'è vero che dopo il libro di Kant le guerre hanno continuato a esserci. Certo, Hegel non aveva visto le due guerre mondiali, non aveva visto le cose orribili che sono successe nel Novecento, naturalmente, lui aveva visto solo le guerre napoleoniche. E la storia del mondo, la storia del mondo è intesa come il tribunale che decide, come il tribunale che decide il rapporto tra i popoli, dove, ripeto, la guerra è un elemento inevitabile. E tuttavia lo spirito non si manifesta solo tramite la guerra, o meglio, trova delle astuzie, le famose astuzie della ragione, per accelerare, per guidare. Per determinare un certo sviluppo storico rispetto ad un altro, per guidare la storia dei popoli. E infatti la storia del mondo è dominata dal principio razionale, le cose non capitano a caso. Se le cose sono capitate è perché il principio voleva che capitassero, se no questo principio unitario che guida la realtà, se no non sarebbero capitate. La ragione a determinare un certo sviluppo dei popoli piuttosto che in un altro? Certo, abbiamo parlato della guerra, che è una condizione inevitabile nel rapporto tra popoli e quindi tra stati, perché i popoli si incarnano, abbiamo detto, si costruiscono, si strutturano attraverso gli stati, ma anche attraverso gli eroi cosmici. È una figura interessante che individua Hegel, quelli che poi lui ha chiamato anche i veggenti. I veggenti sono quelli quali lo spirito presceglie.
non sono loro che si sono prescelte, è lo spirito che presceglie, la ragione presceglie, li presceglie e gli affida un certo incarico, una certa missione storica, in modo tale da accelerare un certo passaggio o portare a compimento il progetto della storia, no? La storia del mondo, no? Portare a compimento lo spirito, un certo percorso che lo spirito si è prefissato in quel periodo storico, accelerando le tappe. E siccome in quel momento loro inconsapevolmente per certi versi conoscono o entrano in contatto con la verità del loro tempo, tutto a loro riesce, tutti li seguono, costruiscono intorno a loro un consenso fino a che realizzano la loro missione, fino a che realizzano quello che la ragione voleva che realizzassero, e poi ricadono. Certo, è un po' quello che è capitato ad Alessandro, è un po' quello che è capitato a Napoleone Bonaparte. Ha realizzato il suo disegno, ha realizzato il suo progetto, ha fatto andare avanti la storia del mondo secondo un certo percorso, secondo un certo disegno, realizzato il suo percorso, realizzato il suo disegno, e per così dire lo spirito l'ha abbandonato ed è caduta la sua missione, e la sua missione è finita. Abbiamo detto i popoli entrano in un rapporto tra loro, in un rapporto di scontro e si costruiscono storicamente. Ma la storia del mondo ha comunque determinato una serie di tappe, nella storia politica e nella storia dei popoli, tappe che seguono il solco della libertà. La prospettiva è la libertà, è la costruzione di uno stato, della realizzazione di uno stato che sia dell'ampliamento della libertà. La prospettiva è quella della libertà. Penso si possono riassumere tre grandi momenti, sono tre fondamentali, e secondo il solco, secondo la realizzazione della libertà, perché lo spirito, ripeto, si incarna nei popoli che si costruiscono secondo un certo tipo di stato, il quale si distingue per il livello di libertà che lo caratterizza. Si distingue per il livello di libertà che lo caratterizza. I primi popoli con cui entriamo in contatto, o meglio, la storia del mondo, la storia si incarna prima di tutto nei popoli orientali, i quali costruiscono, perché è inevitabile per i popoli darsi una struttura in uno stato. No, è lo sbocco naturale, la costruzione dello Stato per i popoli, costruiscono uno Stato nel quale libero è uno solo, la libertà è quella di uno solo. E siamo ancora, vige ancora quello che può essere chiamato il principio del dispotismo. No? Certo, il livello del mondo, lo sviluppo del mondo orientale è ancora ancestrale, arcaico, è appena cominciata la storia del mondo. La storia del mondo prosegue e giunge a quelli che sono i popoli di chiamiamo dell'antichità classica, greco-romani, dove il singolo è ancora astratta persona giuridica, non c'è ancora quell'organicità che c'è, sarà poi nella terza parte, nella parte finale, che poi abbiamo visto nello stato etico di Hegel, e dove la libertà è di pochi. Nel regno orientale la libertà era di uno solo, quella libertà è di pochi. Pochi sono liberi, tanti schiavi non lo sono, non lo sono. La storia del mondo prosegue con le sue astuzie e sempre attraverso anche uno scontro tra popoli, non dimentichiamocelo, che è una condizione inevitabile per lo sviluppo della storia, abbiamo detto prima la guerra, e si giunge al Regno Germanico, dove Regno Germanico, che è il punto di arrivo della storia del mondo, dove sono aboliti i privilegi dei nobili e dove c'è un'affermazione dei diritti di tutti in una forma organica, unitaria, in una forma organica unitaria. E qui, se prima nel Regno Orientale libero era uno, nel Regno Greco, re greco-romano libero sono pochi, qua liberi sono tutti. Qui liberi sono tutti. E questo è il punto massimo di arrivo, no? Per così dire, della storia politica, perché poi da qui in poi si passerà allo spirito assoluto e si esce dall'ambito politico-istituzionale, si entra in un ambito culturale, per così dire, un altro ambito, no? Ecco così. Ecco, lo Stato, quello che è il regno germanico, cioè i popoli germanici che creano un regno germanico, dove naturalmente è facile pensare alla Prussia di Hegel, allo stato etico di Hegel, che un po' assomiglia a quello che era il modello dello stato prussiano, che adesso abbiamo scoperto che è il punto massimo di arrivo nella storia del mondo, nello stadio dello spirito, che appunto
si incarna in alcuni indeterminati popoli, quali poi costruiscono un corrispettivo stato a seconda del loro livello di sviluppo. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito e a presto e alla prossima volta.